Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Atletico 2000. È il 17° turno del campionato di Serie A della Lega Calcio 8. In campo Gruppo Progetto Immobiliare Football 8 Roma Nord, pronti ad affrontarsi in una sfida delicatissima che nessuna delle due formazioni può permettersi di sbagliare. Tutto pronto per il calcio d'inizio della gara. Il direttore di gara si consulta con i due portieri. Primo pallone che sarà giocato dal Football 8 Roma Nord. Viene battuto in questo momento il calcio d'avvio della gara, subito con il pallone nei pressi del numero 11, che appoggia all'indietro. Dunque primo possesso per il Football 8, che prova ad andare in avanti. Chinalli, primo colpo di testa della gara, sfera che termina in fallo laterale. Rimessa laterale per il Gruppo Progetto Immobiliare, ultimo in classifica, quota 10 punti. Pallone all'indietro, ancora per Torri, che prova a giocare con Ottombrini. Recupera la sfera la squadra ospite, che ricomincia da dietro col numero 15, che apre sulla sinistra. Buono lo scambio centrale, interrotto però il passaggio. Si combatte sulla sfera col numero 9 del Football 8, che guadagna questa rimessa laterale. Ha coperto bene il pallone Manelli. Ora Eusepi gioca in verticale proprio per Manelli, che cerca lo scarico ma viene anticipato. Ancora allora Negro all'indietro per Chinalli, che allarga sulla destra da Torri. Alza questo pallone il 32 per il tacco buono di Ottombrini, che serve il numero 6, il quale ci mette un po' a girarsi, poi restituisce largo al numero 11, che va centralmente a giocare con un compagno. All'indietro da Torri, Chinalli riceve centralmente e allarga il gioco sulla sinistra. Si va in mezzo, poi un passaggio sbagliato, recupera il pallone la Football 8 Roma Nord col numero 11 Tortosa, che gioca all'indietro per un compagno. Riceve ancora Tortosa, interviene bene Torri, che poi prova a far ripartire suoi con Ottombrini. Si gira, c'è un compagno sulla destra, prova invece la botta col destro che viene respinta. Primo corner del match in favore del Gruppo Progetto Immobiliare. La conclusione di Ottombrini, su cui si è opposto bene Natalucci. Corner per il Gruppo Progetim. Pallone corto, il tiro decisamente fuori misura da parte proprio di Ottombrini. Ci ha provato il numero 11 del Gruppo Progetim Immobiliare. Prima conclusione verso la porta avversaria dopo 2 minuti di gioco per la squadra in maglia verde. Pallone in verticale per Manelli, che riesce a servire in qualche modo Tortosa. Chiude Torri, non riesce a guadagnare la rimessa laterale, il numero 32. La rimessa in gioco con le mani sarà in favore del Football 8. Eusebi va in verticale da Manelli, che scarica su Natalucci. Avanza verso il centro del campo e poi allarga dall'altra parte, dove c'è un compagno che va in verticale da Manelli, anticipato ancora una volta bene da Chinalli. Sarà sicuramente uno dei temi di questa sfida, lo scontro tra Manelli e Chinalli. Tortosa qui, ottimo il movimento per Manelli, che scarica sul compagno, il quale è largo sulla destra, prova a puntare un avversario, rientra verso il centro, calcia col sinistro, si oppone proprio Chinalli. La sfera viene poi allontanata, colpo di testa ancora dalla difesa. Si combatte in mezzo al campo, scivola il numero 4, ma Chinalli interviene a rimediare al suo errore. Allora Gruppo Progetto in avanti, pallone dall'altra parte, dove c'è il controllo e il tiro col sinistro. Prima conclusione del match del numero 3 del Gruppo Progetto. Ricomincia il Football 8, pallone in verticale verso Manelli. Non ci può arrivare il numero 9. E dunque possesso che torna nuovamente nei piedi dei calciatori in maglia verde. Giocato male qui, Negro viene anticipato. Ancora Natalucci riceve dopo aver scambiato col proprio portiere. Avanza Natalucci, che poi alza questo campanile su Manelli, che scarica, c'è Ottombrini. Appoggia su Negro, Negro prova ad andare in profondità. Si chiudono bene le maglie rosse, impedendo a Ottombrini di raggiungere il compagno. Manelli, ottimo lo scarico qui per Eusebi, che ha la possibilità di allargare a destra, dove arriva il numero 2 Martino, che avanza, mette il pallone verso il centro. Chinalli fa buona guardia.
Ancora. Palla al piede. Ah, Andrea Osepi prova a scambiare con un compagno. Si fa vedere Manelli. Che poi serve Tortosa, il pallone dentro. E la grande opportunità per il Football Eight Roma Nord dopo 5 minuti di gioco. Torri con le mani per Ottombrini, prova a scaricare. Anticipato Negro che poi se la cava, ma serve involontariamente un avversario. Ora Manelli calcia col destro. La grande risposta del portiere con un uomo a terra. Sarà calcio d'angolo. Rimessa laterale che va a battere con le mani Martino, centralmente cerca un compagno, la sfera viene allontanata, interviene ora Eusepi in anticipo su un avversario che serve Tortosa sulla sinistra, può andare via il numero 11, va a partire un traversone sul secondo palo, pallone che passa. Può giocare il gruppo Progetim. Ancora sull'out di sinistra Ottombrini, prova a verticalizzare, chiuso però il suo passaggio. Ancora Ottombrini però la possibilità di andare palla al piede. Trova un compagno che combatte, guadagna un calcio di punizione. Riceve ancora Ottombrini, allarga a destra per Torri che alza la sfera, riesce in qualche modo a servire Negro. Si accentra il numero 3, poi lascia il controllo a Ottombrini che prova il tiro, sfera che rimane lì e la grande possibilità con la conclusione da parte di Florio che termina di pochissimo sul fondo, vicino al vantaggio il gruppo Progetim. Ancora pallone recuperato dai padroni di casa con Ottombrini che torna da Chinalli. Provano a rifiatare ora i ragazzi in maglia verde. Ottombrini cambia gioco improvvisamente. Buono il movimento in copertura di Martino che poi va a servire il suo capitano Andrea Eusepi che allarga sulla sinistra dove si fa vedere Natalucci. Può avanzare il numero 15. Torna ancora da Eusepi. Non ha sbocchi. Si appoggia ancora a Natalucci che mette questo pallone direttamente verso la porta avversaria. Termina abbondantemente fuori. Il suo tentativo, pallone giocato in avanti, attenzione ancora un colpo di testa da parte di Torri, Martino copre la sfera da Florio, riesce a servire il centrale difensivo che alza sulla sinistra per Tortosa che non ci può arrivare. Potrà rimettere in gioco con le mani Torri, va il 32 lungo. Florio prova a combattere sulla sfera, riesce a tenerla il numero 4, attaccato ora da Natalucci, scusate, che commette un'irregolarità ai suoi danni. Calcio di punizione sul punto di battuta. Il numero 5 Esposito. Due in barriera per il Football Eight Roma Nord. Arriva il fischio del direttore di gara. Parte il Esposito col mancino che termina abbondantemente alto sopra la traversa. Nulla di fatto neanche in questa occasione. Si rimane sullo 0-0 quando sono trascorsi quasi 9 minuti di gioco qui all'Atletico 2000. Ancora il Football Eight in possesso con Natalucci che avanza verso il centro, prova a cercare un compagno, il suo tentativo viene però fermato e sfera che termina tra le braccia del portiere, il quale la mette a terra e allarga sulla destra per Martino. Martino prova a verticalizzare, fa buona guardia la difesa, poi Chinalli allontana, sfera che termina però nuovamente tra le braccia dell'estremo difensore del Football Eight Roma Nord. Possesso difensivo ora, pallone tra i piedi di Eusepi che avanza palla al piede, ritorna all'indietro servendo il numero 4 Borrelli che avanza e poi
in verticale. Pallone che arriva dalle parti di Manelli, che scarica centralmente Eusepi, allarga sulla sinistra per Natalucci, leggermente ostacolato anche dall'arbitro, non riesce a tenerla in gioco il numero 15. Rimessa con le mani per il gruppo Progetim, a batterla Torri, scambia con Ottombrini, ancora Torri attaccato da Tortosa, gli calcia addosso, guadagna la rimessa laterale nuovamente il numero 32, va a batterla ancora su Ottombrini, che torna da Torri, poi va a lungo, dove non c'è però nessuno a potergli dare una mano. Dunque potrà ricominciare da dietro il Futbolaiit Roma Nord. C'è stato un tocco secondo il direttore di gara, attenzione, sarà calcio d'angolo per il gruppo Progetim, devono aver commesso un'irregolarità o forse una deviazione sul tocco di Torri. Corner battuto verso il secondo palo, la sponda di testa verso il centro, poi un colpo di testa ad allontanare, pallone su Manelli, attaccato da Torri, si prova a girare il numero 9 che riesce nel suo tentativo, poi ancora a combattere con Ottombrini, alla meglio sempre Manelli che prova ad andare via, viene fermato però stavolta e c'è la possibilità allora per il gruppo Progetim, pallone in verticale per Florio che controlla squadra alla porta e calcia, ancora vicino al vantaggio Florio, seconda grande opportunità per il numero 4 del gruppo Progetim. Sarà a corner. Prova a farsi vedere Ottombrini. Il pallone sul secondo palo non è preda di nessuno. Finisce in rimessa laterale per il Futbolaiit. Hanno già battuto. I ragazzi di Bonfiglio. Ottombrini riceve ora. Prova a giocare con un compagno. Eusepi si interpone. Sfera che poi rimane però nella metà campo del Futbolaiit. La rimessa sarà ancora per gli ospiti. Pallone giocato all'indietro su Natalucci, che serve centralmente Andrea Eusepi, il capitano, allarga il gioco sulla destra dove c'è Martino. Martino in verticale per il petto di Manelli che prova a giocare di sponda con un compagno. Si trattava del numero 10 Vicini che non ci è arrivato però. Allora possibilità per il gruppo Progetim di andare nella metà campo avversaria. Si gioca su Ottombrini. Ottombrini allarga sulla sinistra dove si fa vedere Esposito. Esposito ancora combatte, poi nel tentativo di verticalizzare il suo passaggio viene bloccato in fallo laterale. Pallone indietro ancora per Ottombrini. Errato però il passaggio, il tentativo di passaggio. Sarà ancora rimessa laterale per il gruppo Progetim Immobiliare, che ha iniziato bene questa sfida, forse meglio degli avversari. Un quarto di gara è andato, ancora 0-0 il punteggio dell'Atletico 2000. Ottombrini riceve. Finta del numero 11 che poi in un secondo momento allarga per Torri, il quale prova a verticalizzare di prima verso Negro, non trova però il compagno. Allora avanza palla al piede Borrelli che tocca su Eusepi, a lui il compito di impostare verticalizzazione su Martino, combatte con un avversario Martino, va via ancora il numero 2 che poi allarga per Natalucci che mette verso il centro, chiude bene ancora Chinalli, si fa vedere poi Borrelli in anticipo. Pallone che arriva da Eusepi che calcia col mancino e trova il gol del vantaggio per il Futbolaiit Roma Nord. Sempre lui, Andrea Eusepi, 13° gol in campionato per il capitano del Futbolaiit Roma Nord. Dunque in vantaggio la squadra ospite dopo 13 minuti di gioco. La classe di Andrea Eusepi porta in vantaggio il Futbolaiit Roma Nord. Ora Torri, non ci sta chiaramente il gruppo Progetim, prova a verticalizzare, anticipo ancora di Borrelli, Manelli col tacco, prova a girare sulla sinistra per Tortosa, che nel tentativo di cambiare gioco viene chiuso però da Ottombrini, che poi ricomincia da Torri, va centralmente dove c'è Negro. Si fa vedere ancora Ottombrini. Attaccato da Natalucci, non ha possibilità di girarsi, allora deve ricominciare da Chinalli. Si fa vedere a destra Torri. Chinalli lo serve, no, va in verticale dal numero 6 che scambia ancora con Torri. Pallone poi in verticale, c'è lo scambio che può favorire Negro.
Chiude bene la difesa del Football 8 che prova a ripartire. Pallone sulla sinistra dove corre Tortosa che mette verso il centro. Sfera sul secondo palo. Il controllo! E c'è un contatto in area di rigore. Ma l'arbitro assegna solo calcio d'angolo. Pallone che è arrivato nei pressi di Vicini, il quale ha toccato, non è riuscito ad arrivare sulla sfera, anticipato da un avversario, poi Natalucci qui col destro negli sviluppi del calcio d'angolo, calcia abbondantemente alto sopra la traversa. 1-2 che non riesce qui tra Negro e compagno Marinelli, si chiude sul fondo il tentativo. Pallone in verticale, Manelli non ci può arrivare, Chinalli controlla, rimessa laterale in favore del gruppo Progetti Immobiliare, 16° minuto di gioco in corso, 1-0 per il Football 8 Roma Nord qui al Atletico 2000, decide il gol di Andrea Eusepi, pallone ora nei pressi di Borrelli che non se la sente di effettuare il retropassaggio, allontana, la sfera arriva da Manelli che tocca ancora per Tortosa, il controllo di Tortosa non è ottimo, la sfera torna però sui piedi, Tortosa calcia col destro e trova il 2-0 per il Football 8 Roma Nord, grande azione da parte della squadra ospite che con Tortosa si porta sul doppio vantaggio dopo 16 minuti di gioco. Cinico finora il Football 8 Roma Nord, gruppo Progetim che non sta sicuramente mancando di giocare la propria partita, la fase offensiva delle due squadre però finora ha prodotto risultati diametralmente opposti, 2 gol per gli ospiti, solo 2 opportunità per Florio invece, per la squadra di casa non è stato bravo il numero 4 a finalizzare, e in una gara così delicata gli equilibri possono essere rotti davvero in un istante. Ancora Andrea Eusepi che allarga per Natalucci, la verticalizzazione su Manelli che scarica per Eusepi il quale va ancora in profondità a cercare un compagno, sfera per il portiere che in due tempi riesce a controllare con qualche rischio. Poi ancora Marinelli, spalla alla porta, prova a girarsi il 6 che allarga sulla sinistra dove si fa vedere Esposito, cerca ancora Marinelli ma viene fermato da Eusepi che poi allarga dove c'è Tortosa che serve un compagno alla sovrapposizione, il cross raso terra, ancora preda del portiere del gruppo Progetim che prova a far ripartire Ottombrini, va via bene a Martino, aspetta la sovrapposizione di qualcuno, poi va in verticale dove c'è Negro, tocca all'indietro per un compagno Esposito. Prova a guadagnare la rimessa laterale, ce la fa, battuta la rimessa con le mani, sfera di conquistaggio dal Football 8 con Manelli che ora deve lottare in mezzo a due avversari, riesce ad andare via Manelli che poi scarica per Tortosa, il quale allarga su Natalucci, Martino si fa vedere, poi Eusepi all'indietro per Borrelli che gioca corto su Martino, il quale può avanzare, palla al piede, verticalizza, il colpo di testa però di Chinalli a coprire, poi Negro allunga per Florio che può andare ma c'è Borrelli in anticipo anche con un fallo, no, il fallo è di Florio, sarà calcio di punizione per il Football 8, fallo in attacco commesso da Michele Florio e dunque calcio di punizione nella propria metà campo per la squadra guidata da Andrea Osepi, in questo momento in vantaggio di 2-0 sul gruppo Progetim dopo 19 minuti di gioco qui all'Atletico 2000. Manca il controllo Martino che rigara la rimessa laterale agli avversari, pallone su Ottombrini che non controlla bene, c'è il rinvio con i piedi del portiere che non si prende rischi e decide di allontanare la sfera. Rimessa laterale per Torri che può battere a cercare Marinelli, la copre, spara alla porta il numero 6, poi prova ad andare sul mancino, calcia col destro e la grande risposta in corner, ancora un'occasione per il gruppo Progetim, stavolta ci ha provato Marinelli. Corner
per la squadra di casa. Pallone giocato all'indietro, il tiro di Ottombrini. E ancora la risposta in corner. Ancora corner per il gruppo Progetim. Pallone stavolta alzato verso il centro. Passa, arriva sul secondo palo. E manca il controllo. Ancora Florio, se non abbiamo visto male. Poi c'è un fallo ai danni di Chinalli da parte di Manelli. Calcio di punizione, battuto corto. Sfera che arriva ora a Florio, che prova a combattere. Tocca su Ottombrini in verticale. Ancora per Marinelli. Perde il possesso, però nuovamente la squadra di casa può ricominciare il football 8 con Andrea Sepi che gioca su Borrelli. Ripartono da dietro, palla al piede, il tocco di Tortosa è sbagliato. Rimessa laterale per il gruppo Progetim in verticale a cercare Florio che combatte con un avversario. Vorrebbe un calcio di punizione, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Si riprenderà con una rimessa dal fondo. Va a lungo Martino, Chinalli combatte con Manelli, va via il 9. Arriva Torri a soccorrere il suo capitano. La rimessa laterale per il Football 8 Roma Nord sarà battuta da Martino. In questo momento gioca all'indietro per Eusepi, in verticale per un compagno. Lo scarico per Tortosa che prova ad andare via sul sinistro. Se la cava la difesa del gruppo Progetim con Torri che poi allontana senza pensarci su due volte. Il possesso però è ancora per la squadra di Bonfiglio. Borrelli allarga a sinistra per Natalucci, gioca in verticale, c'è un tocco, toccato duro il numero 3 Gentili, guadagna un calcio di punizione, c'è anche il giallo per Torri. Calcio di punizione. Per il Football 8 Roma Nord, sul punto di battuta c'è Natalucci che va diretto verso la porta. Si oppone Torri, l'autore del fallo, che poi allontana Florio. Il colpo di testa di Borrelli ancora. Poi Natalucci serve Tortosa che scarica per Eusepi di prima, va a cercare Manelli. Chinalli di testa non si fa anticipare. Poi va via bene, ma con un gioco pericoloso Esposito. Calcio di punizione per il Football 8 Roma Nord. Proteste da parte della squadra di casa. Sarà calcio di punizione per il Football 8. Martino e Tortosa sono in due sul punto di battuta. Vediamo chi dei due andrà a calciare, forse verso il centro dell'area a cercare la testa di Manelli, o forse direttamente verso la porta avversaria. C'è anche la possibilità di servire Eusepi, libero nella zona centrale del campo. Si attende il fischio del direttore di gara, che arriva in questo momento. Tortosa la va via, parte Martini. Da dimenticare la sua conclusione. Martino, scusate. Da dimenticare comunque la sua conclusione. Può ripartire il gruppo Progetim con Torri che va a lungo a cercare il petto di Negro che controlla questa sfera. Poi scarica su Ottombrini che va in verticale. Ancora Marinelli tocca per Florio che poi Negro, scusate, che va da Ottombrini. Ancora Negro ad avere il possesso della sfera. Prova a scambiare con Marinelli. Si chiude l'1-2. Va col sinistro Negro. Ribattuto. Poi c'è Torri. Pensa alla conclusione. Prova il destro. Termina sul fondo il tentativo di Torri. Sarà rimessa dal fondo per il Football 8 Roma Nord. Siamo nelle fasi finali di questo primo tempo. Sono in vantaggio di due gol gli ospiti. Manelli prova a liberare il destro. Pallone che attraversa l'area di rigore. Finisce poi sul fondo. Controlla che la sfera finisca fuori il numero 1 Munteanu. Poi Torri va a lungo a cercare proprio Florio, che non gradisce molto la scelta del compagno di andare
lungo con i piedi. La sfera è facilmente controllabile dall'estremo difensore. Gentili, attaccato da un avversario, prova a muoversi, a girarsi, riesce a servire Eusepi, che allarga dall'altra parte, dove si fa vedere Martino, che controlla e verticalizza subito su Tortosa, che controlla nei pressi della bandierina, guadagna una buona rimessa laterale in zona d'attacco, all'altezza dell'area di rigore. Va a batterla Martino, cerca Manelli centralmente, un colpo di testa, poi sfera che rimane lì, Eusepi, controllo e tiro col sinistro. Ottima giocata da parte del capitano del Football 8. Ottombrini gioca su Negro, ancora Ottombrini in verticale, Florio attaccato. Arriva questa volta il fischio dell'arbitro, sarà calcio di punizione, viene assegnato un minuto di recupero. Ottombrini è sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Diventano tre in questo momento gli uomini in barriera. L'area è folta di maglie. Ottombrini gioca corto per Marinelli, che calcia di prima col destro. Termina sul fondo la sua conclusione. Buona l'idea, portata a termine con un gesto tecnico non eccezionale. Non è finita, non è andata verso la porta avversaria la conclusione di Marinelli. Arriva in questo momento il duplice fischio e la fine del primo tempo, 2-0 per il Football 8 Roma Nord. Tutto pronto per l'inizio della ripresa qui al Circolo Sportivo Atletico 2000. Il pallone sarà giocato dal gruppo Project Immobiliare, in vantaggio per 2-0 il Football 8 Roma Nord, con i gol di Eusepi e Tortosa. Si ricomincia col possesso per la squadra di casa. Chinalli gioca per Ottombrini, prova ad attaccarlo Tortosa. Ottombrini riesce a giocare però sulla destra per il neo entrato. È uscito Torri, è entrato al suo posto il numero 2, che ha sbagliato qui il controllo. Manelli spara alla porta, si gira il 9 che calcia, c'è una deviazione, pallone che termina in corner. Angolo, battuta all'indietro su Martino, che controlla col destro, calcia addosso a Chinalli, che costringe il 2 ad accontentarsi della rimessa laterale. Battuta verso Manelli, ancora Tortosa controlla la sfera proprio sulla linea laterale del campo, poi col tacco prova a servire un compagno, ma viene chiuso, c'è la possibilità di andare per Ottombrini. Va via l'11 del gruppo Project Team, che poi gioca questo pallone verso il centro, dove c'è Marinelli che controlla, può allargare sulla destra, decide invece di andare centralmente, riesce a opporsi dopo una deviazione il numero 1 del Football 8 Roma Nord. Ancora pallone per il gruppo Project Team con Ottombrini, che gioca in verticale, Florio controlla, non riesce poi a girarsi, pallone dall'altra parte per Negro, che col sinistro ha subito l'opportunità di accorciare le distanze, ma la fallisce clamorosamente, vicinissimo al gol dell'1-2 il gruppo Project Team Immobiliare. Recupera ancora la sfera, Esposito gioca centralmente, cioè il controllo e il tiro da parte di Florio. Blocca bene la sfera l'estremo difensore del Football 8, che poi mette in movimento Tortosa, anticipato però da Chinalli, che non lascia sfilare il pallone sul fondo perché non era di un giocatore del Football 8 l'ultimo tocco. Costringe alla rimessa laterale gli avversari. Martino, Eusepi va in verticale, c'è Manelli che controlla, poi prende campo e torna all'indietro da Natalucci, il passaggio sporcato, arriva comunque nei pressi del numero 3 Gentili, che prova a far partire un traversone, ottiene un calcio d'angolo Federico Gentili. Quando siamo al terzo minuto di gioco di questo primo tempo, pallone all'indietro per Eusepi, che lascia partire un traversone verso il centro, la testa di Manelli che non trova la porta. Buona occasione per il Football 8 Roma Nord, che poco fa è andato vicino a subire il gol dell'1-2, ricordiamolo, sulla grande occasione avuta da Negro. Florio scarica ora proprio per Negro, si fa vedere però Ottombrini.
e lui a giocare verso Marinelli che sbaglia il controllo. Si combatte poi al centro del campo. Pallone che arriva in qualche modo a Florio che scarica su Ottombrini. Negro, ancora per Ottombrini. Va via Ottombrini sul destro, poi prova ad allargare Natalucci, riconquista la sfera solo per un attimo però, ancora Gruppo Projectim, la conclusione, la respinta, sfera che rimane lì e Florio va ancora vicino al gol per il Gruppo Projectim. Pallone lungo, l'anticipo di testa di Chinalli, poi Ottombrini combatte con Eusepi, la tiene il numero 11 che gioca su Negro, il quale viene atterrato. Sarà calcio di punizione per il gruppo Projectim. Dispone la sfera sul punto di battuta il numero 6 Marinelli. Sarà lui a provarci. Molto presumibilmente. Direttamente verso la porta. Invece no, il tocco è sul secondo palo dove c'è Negro. Esposito, scusate, che manca il controllo. Poteva essere un'ottima chance per il gruppo Projectim Immobiliare, ma ha mancato il controllo. Esposito. E allora ancora Chinalli di testa. Eusepi in mezzo a due, riesce a colpirla. Poi c'è uno scontro tra Gentili e un avversario. Alla meglio il giocatore del Football 8, poi la recupera. Chinalli che gioca su Negro, scarico per Ottombrini, si fa vedere, viene servito sulla destra Negro che avanza velocemente, Esposito in realtà strattonato, è lui a commettere fallo secondo il direttore di gara. Il calcio di punizione sarà in favore del Football 8 Roma Nord tra le proteste di Esposito che viene invitato dall'arbitro a calmarsi. Manelli, la sponda che non riesce e allora può ricominciare il gruppo Projectim partendo da dietro. Il pallone largo sulla destra per Bernardi che prova a verticalizzare. Sfera che è uscita però non è riuscito a tenerla in campo Marinelli. Sarà rimessa laterale in favore del Football 8 Roma Nord. Natalucci va con le mani per Eusepi che subito verticalizza. Manelli usa il tacco per provare a imbeccare un compagno che non ci può però arrivare. Si riprende con la rimessa dal fondo per il gruppo Projectim Immobiliare. Ottombrini. Torna sui suoi passi, poi cerca Negro che va via bene in mezzo al campo, allarga sulla destra per un compagno. Sbagliato il tocco, allora c'è Manelli che può mettere in movimento Tortosa. Tortosa pensa per un attimo al sinistro, poi appoggia su Eusepi, è lui che prova la botta, respinta però dalle maglie avversarie. Martino torna all'indietro da Borrelli che gioca ancora su Martino, avanza Martino. Fa partire questo tiro col destro! Il portiere legge male la traiettoria e c'è il 3-0 per il Football 8 Roma Nord. Il gol è di Martino ed è un gol importantissimo perché porta sul 3-0 la squadra ospite.